Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video facciamo un back to school haul di Shein Beauty. Quindi vi faremo vedere tutto quello che ci ha inviato Shein Beauty. Prima di iniziare vi lasciamo subito il codice di ricerca, che è questo qua, per trovare tutti i prodotti che vi mostreremo. E in più vi rilasciamo i link codici in descrizione. È arrivato questo pacco con tutte le cosine, con vari oggetti di bellezza, diciamo, beauty. E qui adesso ve li facciamo vedere uno a uno. Via, iniziamo subito. Allora, come primo codice ho inviato questi due specchiettini. Questo è già aperto, tieni. Questo lo apro adesso. questo con la rosa, tutto rose gold. E anche questo fatto così con la conchiglia. Sì, Troppo carino. è tipo da una parte ingrandita e l'altra invece è normale. La seconda cosa che facciamo vedere sono queste pochette bellissime, sono anche andate tipo di moda. Sono tutte pochette per suddividere i prodotti. Adesso le facciamo vedere. Ognuna di loro suddivide le varie cose, come ad esempio qui c'è scritto skin, qui ci mette anche le cose per la pelle. Qui ci sono tutte le cosine, le cose per il viso e per i capelli. Troppo, troppo belline. Una cosa che secondo me è troppo bella a Girl Things è questa bustina con le pinze e le cose per i capelli. Adesso le facciamo vedere un po' meglio. Allora, dentro ci sono queste tre pinze, c'è questa qua con il fiorellino e queste due più semplici fatte così. Poi ci sono diversi elastici per capelli troppo carini, questi non devono neanche rovinare i Tutti capelli rosa. perché sono super leggeri. E sì, sono una serie di elastici messi tutti insieme. E come ultimi ci sono questa fascetta con il fiocchetto da mettere quando fai skincare o quando ti strucchi. E ultimi per non far scivolare l'acqua quando ti sciacqui. È troppo carino questo. Fatto così, tipo di spugna, bellissimo. Già che ci siamo, facciamo vedere anche queste altre due pinze. Sono fatte così, una bianca e una rosa, ondulata. La prossima cosa che facciamo vedere è questo asciugacapelli che fa i capelli lisci. Quindi, mentre li asciugate, è come una specie di spazzola, infatti si vede qua, e intanto li liscia. Asciugacapelli basta Tipo una barra piastra. spazzola asciugacapelli, esatto. E niente, voi li asciugate tipo così. Qui c'è il pulsante per accendere, qua per aumentare o diminuire la temperatura dell'asciugacapelli. E questa sicuramente è una E cosa da questo, sì, provare. esatto. Un'altra cosa che volevo far vedere, troppo carina secondo me da viaggio, è questo mini astuccio fatto così viola e rosa che contiene appunto dei pennelli. Sono Bellini. troppo carini, cioè un po' i Tutti pennelli di tutte le pennelli mini. dimensioni. Sì, quelli per gli occhi proprio piccoli, quelli un po' più grandi per il viso, è tutto qua dentro. Troppo bellino. Astuccio piccolo da viaggio. Poi passiamo alle ciglia che ci hanno inviato queste ciglia. Sono molto folte, quindi sono abbastanza potenti queste ciglia. E niente, questo magari se volete fare un trucco un po' particolare, non da tutti i giorni sono Esatto. queste ciglia. Sono queste due, sono uguali, quindi una per uno. Poi volevo far vedere questi fiocchettini che sono proprio il mio style. Ne ho già tantissimi, però mi mancava il viola, quindi sono super felice di aver ricevuto questi. Sono delle mollettine a fiocchetto. Da mettere tipo in fondo alle trecce, molto carini. Prossima cosa, faccio vedere le unghie finte. Sono queste qua. Sono fatte con gli adesivi, quindi stacchi dietro l'adesivo e gli attacchi. E dentro c'è anche tipo un limaunghie, se volete un attimo aggiustare le vostre unghie prima di attaccarle. Magari per adattare le unghie finte alle Esatto. vostre. Queste sono le unghie finte. Vedete, ci sono anche già tutte le decorazioni. Troppo belline però. Sì, è vero. Una cosa che vi vogliamo far vedere è questo strumento che ti pulisce il viso. Dovrebbe andare con le batterie. Adesso lo apriamo insieme perché non l'ho mai avuto uno. Sicuramente sarebbe la pulizia del Sì. viso. Allora, l'ho scartato e ho letto un attimino come funziona. Praticamente questo dispositivo ha diverse marce per pulire il viso, come vi avevo detto. È consigliabile da utilizzare ovviamente dopo un make-up per 1 minuto. Niente, davanti è fatto così per tutto il viso, mentre dietro ha queste specie di righettine che ha un tessuto in silicone tipo più morbido. Dovrebbe essere fatto di silicone di bambù e questa parte viene utilizzata per il naso, la fronte, praticamente qua tra le sopracciglia, la fine degli occhi e le labbra. E niente, molto carino, sicuramente lo utilizzerò. Per metterlo in carica si appoggia qua sopra e poi qua c'è il filo. Prende il suo piattino Sì, per esatto. riporlo. Così. Poi ci sono arrivati questi prodottini. Adesso li scartiamo e vi facciamo vedere cosa sono. Questa è una crema per le mani alla fragola. Questo invece è uno scrub per le labbra. Apriamo la crema delle mani. Eccola qua. Bellina. Un mini scrub, cioè di cosa stiamo parlando? Probabilmente alla papaya, però non ne siamo Sì, anche dalla sicure. figura Sì, penso. e contiene la vitamina E. Troppo bello. Adesso apro questo, è tipo un burro cacao per le labbra, sempre alla fragola. Da Guardate la sempre io apro questo. boccettina, è troppo carina.
Via, adesso apriamo ed è fatto così. Questo è l'applicatore. No, a forma di miele come... come il barattolo. No, è troppo bello, dai, raga. Adesso vado ad aprire questo, che forse ho intuito cos'è, però non ne sono sicura, quindi lo vado ad aprire per essere più sicura. Questa scatolina alla fine c'era questa che è tipo una cera, specie gel, un rullo che in pratica lo mettete, come abbiamo visto in tanti video, che praticamente fa da gel però in stick. Troppo bello appunto per quando è finita l'acconciatura e devi rifinire le cosine. Un'altra cosa che vogliamo far vedere è questo astuccino mini, come quell'altro, soltanto che è trasparente, niente, ci potete mettere cosa vi pare. Anche per metterlo in borsa, secondo me molto utile. Dentro c'è tipo anche un gancio, degli spiccioli o una piccola chiave, non lo so. Eccolo qua. Yeah, passiamo a un altro astuccio che ci è arrivato, è questo qua, tutto trasparente con le farfalle rosa. Troppo carino. E qua uguale, ci potete mettere cosa vi pare. Questo è anche un astuccio per la scuola, se sì, vuole. Sì, esatto, questo è anche un astuccio per la scuola. Qua è grande, eh? Non sembra. Perché è tutto schiacciato, eccolo qua. Troppo carino. C'è un altro prodottino da farvi vedere ed è questo deodorante mini, che secondo me è una meraviglia perché è mini. Cioè, già guardate il pack, stupendo. Ci mancano le ultime due cose. Allora, vi faccio vedere questi, che sono dei copribrufoli tipo per guarirli. Qui magari li usate la notte, sono tipo degli adesivi che li mettete sul brufolo. Sono troppo carini quelli, sono che diversi, vedi tutti con le stelline. Sì, sono un po' colorati. Allora, questo non so com'è perché non si vede molto bene. Questi ci sono tutte le stelline. Io apro e vi dico com'è fatto questo perché non si vede. Sì. Qui vi fa vedere qua, appunto, c'è la stellina e i fiorellini di diversi colori. Questi sono semplici, vedete? Eccoli qua, troppo bellini! E tutte le stelline, tipo qua un brufoletto, una stellina. Stellina, stellina di stella, San Lorenzo. L'ultima cosa che vi dovevamo far vedere sono questi stickers delle Powerpuff. Si dice così? Powerpuff? Non lo so, non sono mai arrivata. Troppo carini. Ok, abbiamo finito di mostrarvi tutte le cose che ci ha inviato Shane Beauty, spero che vi siano piaciute. Vi ricordiamo che per trovare tutti questi prodotti potete cercare il nostro codice di ricerca, appunto, su Shane. Esatto, lo mettete su Shane e vi compaiono tutti i nostri articoli che abbiamo mostrato. In più, se volete trovarli uno singolarmente, lo trovate nella descrizione perché vi lasciamo il codice e il link. Quindi niente raga, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Se è così mettete like, commentate e iscrivetevi al canale. Attivate le notifiche per non perdere i prossimi video. Seguiteci su Instagram, questi sono i nostri G. Questo è il mio, questo è il nostro profilo insieme e questo è quello di Mati. E pure su TikTok. Quindi sui nostri TikTok non abbiamo il profilo insieme. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!